Assunta Spina. Era l'ora del tramonto e un silenzio di persone e di cose stanche chiudeva la grigia e triste giornata di febbraio. Come il buio sopravveniva rapidamente e penetrava nelle case, tutte le porte dei pianterreni, una dopo l'altra, s'aprirono sulla via e ancora per un poco l'ultimo chiaror freddo del giorno bagnò nei poveri interni della scarsa mobilia. Qualche immagine davanti alla quale ingialliva la fiammella di una lampada e la pallida sagoma d'un letto. Assunta spina schiuse le sue vetrate e sulla soglia del basso trasse una seggiola per un pezzo rimanendovi accanto, ritta, la mano sinistra sulla spalliera, le dita della destra tamburinanti sulla vetrata. Davanti a lei si allargava la solitaria piazzetta di Sant'Aniello Caponapoli. Tra le case alte, tra la chiesa a Manca e il bianco fabbricato del Teatro Anatomico. In fondo, l'arco del vicoletto di San Gaudioso pareva una gran porta spalancata, sbadigliante sull'oscurità della stradicciuola già tutta confusa nelle ombre. Ma il giorno moriva come tra un'infinita dolcezza. Nel lontano, tintinnavano le campanelline d'una invisibile mandria di capre arrivanti forse dalla strada d'Atri o sparse alle carle mura laggiù a Regina Celi e nella piazzetta di Sant'Aniello alcuni piccini giocavano sullo sterrato sotto gli alberi nudi a cui i vecchi rami la gente di laggiù attacca le corde per isciorinare il bucato i piccini si rincorrevano senza gridare a volte una risata argentina suonava nel silenzio o una fresca voce infantile a un tratto una campanella suonò l'angelus e accosto alla casa d'assunta, smettendo di spazzar via un monte di bucce, donna rosa la vedova si fece il segno della croce abbracciando il manico della scopa. Voci di Dio, sospirò. Buonasera su. L'altra rispose buonasera e salutò lievemente con la mano. La vedova scese nella via e le s'accostò trascinandosi dietro la scopa. Come state? Come Dio vuole? Ma che faccia avete? Come che faccia? Vi è successo qualcosa? A me niente. Ma perché che ho in faccia? E si guardò nella vetrata in cui le sue forme confusamente si disegnavano. La vedova si mise a ridere. Beh, non vi spaventate, così mi pareva, forse perché è da ieri che non vi vedo. E guardando nel cielo soggiunse sarai il riverbero e sarò già a lavorio. Come l'altra sognava ancora occhi aperti e non rispondeva, la vedova stirò le braccia e se le lasciò ricadere lungo i fianchi e tra uno sbadiglio e un sospiro balbettò Ah, Signore Dio, dacci forza! Raccolse la scopa che era caduta, girò sulle calcagne, guardò in cielo un'altra volta e quindi voltandosi lentamente verso la spina, volete sentire la verità? Le fece. Domani è festa e io se fossi voi me ne andrei in campagna. Assunta Spina strinse le labbra e tenternò il capo voi i guai miei li sapete donna Rò, se sapeste che campagna ci ho per il capo avete ragione Assunta rimboccò una manica e scoprì il polso sinistro guardate soltanto l'ossa mi son rimaste ma lui che vuol fare? lui che vuol fare? io lo so che vuol fare non entrate? No, disse la vedova voltandosi per dare un'occhiata alla sua porta. Ci ho dei pannucci da stirare e i ferri sul fuoco. Beh, ma che vi dice? Dice che io sono pazza e che lui non prende mai l'acqua a due cisterne. Tutti così, mormorò la vedova e dette un'altra occhiata alla porta. Sentite, donna Ro, proruppe la spina bianca come una carta e tremante per tutta la persona. Io lo so che meriterei d'essere bruciata viva là in quel larghetto, in una botte di pesce, per quello che ho fatto a Ferdinando mio, che mi ha perdonato cinque volte come le dita della mano, io lo so, e mi raccomando ogni notte a quella bella Madonna Immacolata che è sul canterano perché non mi faccia fare una brutta fine come tante altre. Gesù, esclamò la Vedova, lontano sia, meglio sarebbe. Oppure me le raccomando perché mi faccia morire. Dico Madonna mia, pigliami. Ferdinando se ne sposò un'altra, figli non ne abbiamo fatto, e io non lascio nessuno che mi pianga. La vedova seguitava a mormorare: Gesù, Gesù, non pare vero. Donna Rosa mia, datemi un consiglio, disse La Spina, afferrandolo il braccio e serrandoglielo convulsamente. Ditemi qualcosa. Figlia mia, che posso dirvi? Ma fatto qualche fattura. La Spina liberandolo il braccio ebbe un moto di collera. Ancora credete a questo, voi altre? La fattura è qui, e si toccò in petto al posto del cuore. Ma come vero Dio minacciò. Ho i ferri sul fuoco, disse la vedova. Permettetemi. spina sedette sulla soglia, puntando i gomiti sulle ginocchia e le dita medie alle tempie. Da capo sudiva un tintinnio che man mano si andava facendo più distinto. A un tratto una capra bianca sbucò dal vicolo degli incurabili e subito dopo una frotta di capre belanti le tene dietro. Il capraio passò davanti alla spina, la mazza sulla spalla zuffolando. Assù, latte, ne volete? Di mani, disse lei senza muoversi. Poi guardò nella strada e chiamò. Emilia! Una bambina si era accostata alla fontanella e metteva la bocca al robinetto. Il vento le rubava l'acqua, allontanandole dalle labbra lo zampillo che si spandeva e si frangeva per un altro verso. La piccina sostinava e si bagnava tutta. «Che sete!» mormorò tornandosene e ripassando il grembiale sulla faccia. Assunta l'aveva afferrata per braccio e se la trascinava in casa. «Che t'ha detto Sofia?» «Da me ti ha mandato, non è vero?» «Sì, la principale mi ha detto...» Vada donna assunta a Capo Napoli. E che t'ha detto? Su, mi ha dato questo. Era un pezzettino di carta, il bianco margine di un giornale su cui era scritto con la matita. Si bagnata la fontanella, si scusò la piccina. Al lume della lampada assunta l'esse balbettando. Quella persona si piglia una di soccavo e hanno fatto tutto. Diventò palidissima. La sua mano si stese alla spalliera del letto maritale e vi si afferrò. La piccina aspettava. «Che devo dirle?» La spina si era abbandonata su di una seggiola e chiudeva gli occhi, come in uno smarrimento di persona ferita, la quale si sviena alla vista del sangue che perde. La bambina ripetette. «C'è risposta? Che le devo dire?» «Che va bene», balbettò assunto, «Che la ringrazio tanto e la saluto». L'altra era già sulla soglia, ma si volse subitamente per annunziare. «Piove». Si tirò in testa lo sciallettino, raccolse le gonne e scappò con un piccolo grido al vento e dall'acqua. La spina accostò alla bocca il bigliettino e si mise a lacerarlo in punta di denti, sputandone intorno rabbiosamente i minuti pezzetti. Una grossa voce maschile, mentre suonavano sul pavimento due stivaloni, domandò: Si mangia? Facciamo presto, che ho fame! E sotto la cappa del focolare un uomo si chinò, protendendo le mani alla brace della fornacetta, scoverchiando la pentola da cui saliva una nuvola roteante, il vapore appetitoso della minestra. La pentola cominciava a ronfare. La grossa voce soggiunse: Posso? E una faccia barbuta, tutta arrossata dal fuoco, si volse. La spina badava a stendere il mensale. Sarà fredda, osservò. Per me è lo stesso, fece il marito. Calda o fredda, qui ha da scendere. E si batteva sul ventre. Sedettero l'uno in faccia all'altra e l'uomo si mise a scodellare. Dopo tre o quattro cucchiaiate, levò la testa dal piatto. E tu che fai, non mangi? Ella tutta assorta, le sopracciglia aggrottate, si lasciava raffreddare davanti la minestra. Rispose: Non ho fame. E soggiunse subito, ho mangiato una pizza con la vedova. Mi fu un lungo silenzio. Mentre il muratore inzuppava il pane nella minestra e ve lo ripescava con le grosse mani ancora incrostate di calcina. A un tratto la moglie annunziò lentamente. Peppino il sarto sposa una di soccavo. L'uomo la guardò meravigliato. Parve che non avesse compreso. Come? Oh, chi sposa? E la ripetette, fissandolo con i suoi occhi scuri e profondi. Peppino, il sarto, sposa una di soccavo. Hanno fatto tutto. Egli rimase muto. Ma era colpito, così che più volte si sforzò di rispondere senza che le sue labbra potessero articolare parola. Finalmente, senza pur levare lo sguardo, mormorò. Beh, e che me ne importa? A me. Sì, disse la spina. Si guardarono un secondo. Lui torse lo sguardo per primo, si versò un gran bicchiere d'acqua, lo bevve tutto d'un fiato e rimise i gomiti sulla tavola. Per un pezzo grattò con l'indice sul mensale, vi allineò le michette di pane, scompose quelle linee, spazzò il mensale con la larga mano e ve la poggiò aperta, contemplandosi le dita brevi e nodose. Assunta ripetette, hai sentito? a me importa te lo dico per offenderti allora lui di sulla tavola allungò il braccio e le posò l'enorme mano sulla spalla chiese placidamente ricominciamo s'era levato e misurava la camera a grandi passi tornando dalla vetrata per la quale aveva guardato rapidamente nella strada che orse era fatta buia e deserta si venne a piantare davanti alla moglie Senti, quello che io ho fatto a te te l'avrebbe fatto quel Dio che ci ha creato, e portò la mano al berretto. Ma tu non ti sei pentita mai, e questa è un'altra volta che ti stendo la mano e tu me la mordi. Io passo e la gente mi ride in faccia. Oramai la vergogna nostra la sanno tutti, e levò le braccia e urlò come un pazzo: Tutti, tutti la sanno! si percosse la faccia con le palme due tre volte fortissimamente cacciò le mani nei capelli Madonna Immacolata mia gridò all'immagine del canterano Oggi è venerdì ma non ebbe tempo di finire La vetrata sapriva e un uomo chiudendo l'ombrella salutava dalla soglia Buonasera a tutti Sangue di Cristo urlò Ferdinando e afferrò qualcosa che luceva sulla tavola. Peppino il sarto balbettò, Don Ferdinando, sentite, oh madonna mia! E all'urto di quel gigante che gli si gettava addosso con una rauca imprecazione cadde tra il letto e il canterano. La spina si coperse la faccia con le mani, i colpi seguivano. Il muratore accecato inferociva: Questa è per me, questa è per la sposa di Soccavo, Questo è per Assunta! E a ogni colpo seguiva un rantolo soffocato. Dal corsello del letto la spina supplicò Basta! E il gran muratore, come se continuasse a obbedire, si levò, tutto coperto di sangue, e gettò il coltello. Alle sue spalle si apriva la vetrata, lentamente retrocedette e scivolò nella via. La vetrata si richiuse. Ma un gran clamore si faceva nella piazzetta. La vedova... Di sotto alla sua porta gridava Gente! Gente! Dal vicolo sangaudioso arrivava la pattuglia delle guardie che tornavano dalla visita alle male case del Vico del Sole. La piazzetta si illuminava, brillavano lumi alle finestre, altri lumi si inseguivano tra gli alberi. Dov'è? Dov'è? chiese il brigadiere. La vedova indicò la casa d'assunta. Il brigadiere comandò Due uomini qui avanti e spinse la vetrata. Il corpo del sarto era steso a terra presso alla tavola, immobile. Una pozza nera gli si allargava sotto la spalla destra, sotto la testa. «Sagre stia", mormorò il brigadiere, e guardando intorno nella stanzetta. «Chi è qui?» chiese a voce alta. «Chi è che l'ha ucciso?» Allora, dal corsetto del letto si fece avanti la spina. Ella aveva in mano il coltello sanguinante e lo mostrava, si mise la mano in petto e disse chiaramente, io, signor brigadiere.